Ciao a tutti e benvenuti su Politica Vox. Oggi analizziamo il recente discorso di Giorgia Meloni, che ha fatto molto parlare di sé. La premier ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscita a partecipare a un evento a Bologna e ha approfittato dell'occasione per rispondere a critiche, scioperi e attacchi, soprattutto da parte del Partito Democratico e dei sindacati. Quanto mi dispiaccia non essere riuscita ad arrivare in tempo. Meloni ha dichiarato che, nonostante volesse essere presente a Bologna, non è riuscita a raggiungere l'evento a causa di un incontro sindacale di 6 ore. Ha spiegato come sia un bisogno anche personale stare in mezzo ai sostenitori e non solo una richiesta da parte loro. Con questo messaggio, Meloni cerca di sottolineare il suo rapporto diretto con la gente, contrapponendosi all'immagine dei palazzi del potere. Il Partito Democratico ha colto la sua assenza come motivo di polemica, accusandola di non avere il coraggio di affrontare l'evento a Bologna. Meloni ha risposto a tono, facendo notare che le critiche sarebbero ingiustificate, visto che anche l'incontro con i sindacati era stato rinviato a causa della sua influenza. Secondo la Premier, questo dimostra come il PD sia sempre pronto a criticarla, indipendentemente dai fatti. È un esempio di come Meloni dipinga la sua leadership come un'alternativa a questa politica di opposizione pregiudiziale. Uno dei punti più importanti del discorso riguarda il recente sciopero generale indetto contro la manovra del governo. Meloni si è chiesta perché i sindacati non abbiano mostrato la stessa durezza in passato, quando il tasso di disoccupazione era più alto e i governi di sinistra erano al potere. Qui la Premier mette in dubbio la coerenza di queste proteste, facendole apparire come politicamente motivate, piuttosto che dettate da reali preoccupazioni per i lavoratori. Meloni ha anche sottolineato la differenza tra il suo governo e i precedenti governi di sinistra, accusando quest'ultimi di aver salvato le banche con i soldi dei cittadini. Al contrario, ha sostenuto che il suo governo ha chiesto un contributo diretto alle banche per sostenere i lavoratori. Questo confronto le permette di delineare il proprio operato come più giusto e trasparente, puntando su un tema sempre molto sentito dagli italiani, la gestione dei soldi pubblici. Con questo discorso, Giorgia Meloni cerca di consolidare il suo legame con la base, dipingendo se stessa come una leader in mezzo alla gente, in contrapposizione a un sistema politico chiuso e distaccato. Quanto mi dispiaccia non essere riuscita ad arrivare in tempo a Bologna. Io ci tenevo da matti, perché certo, penso che a voi faccia piacere vedere me, ma credetemi che io ho fisicamente bisogno di vedere voi, di stare in mezzo a voi, per ricordarmi che c'è tantissima gente fuori, diciamo così, dalle stanze dei bottoni, che spera che facciamo bene, che tifa per noi, perché ancora tifa per l'Italia. Non sono riuscita ad arrivare in tempo. Voi sapete che avevo dovuto rinviare l'incontro con le organizzazioni sindacali perché avevo l'influenza, la sinistra chiaramente, sempre umani loro, aveva polemizzato anche per questo. L'abbiamo riconvocata per questa mattina perché non c'erano altri slot, però alla fine è durata 6 ore e mi ha impedito di arrivare fisicamente in tempo a Bologna. Io so che vi dispiace, ma so anche che mi capirete. Poi ho letto che il Partito Democratico ha subito detto: la Meloni non ha il coraggio di venire a Bologna. Quando la settimana scorsa stavo male e è saltato alla riunione con i sindacati, hanno detto che non avevo il coraggio di incontrare i sindacati. Adesso incontro per 6 ore i sindacati e non riesco ad arrivare a Bologna, e quindi non ho il coraggio di arrivare a Bologna. Io ho il coraggio di fare sempre quello che faccio, perché ringraziando Dio io posso dare conto di tutte le mie posizioni. Però ho colto l'occasione, già che diciamo passavo queste lunghe ore in un confronto che secondo me è in ogni caso giusto e necessario, ho colto l'occasione per chiedere a quei sindacati che hanno convocato uno sciopero generale contro la manovra e il governo, e in particolare a quelli che invocano la rivolta sociale contro il governo, con toni che non hanno precedenti nella storia sindacale, come mai abbiano indetto lo sciopero generale oggi,
ma non lo abbiano fatto quando il tasso di disoccupazione era doppio di quello di oggi, quando il tasso di occupazione era di 6 punti più basso di quello di oggi, quando i governi di sinistra, invece di chiedere alle banche un contributo per aiutare a pagare i provvedimenti a favore dei lavoratori come abbiamo fatto noi, usavano invece i soldi dei cittadini e dei lavoratori per salvare le banche. Ma cosa ne pensate voi? È un discorso sincero o un modo per rafforzare la sua immagine in un momento di difficoltà? Scrivetecelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle prossime analisi di Politica Vox. Grazie per averci seguito e, come sempre, alla prossima con Politica Vox.